fa uno storico? Come fanno le persone a trovare e a ricostruire una storia avvenuta 70 anni fa? Analizzando i documenti. Che cos'è un documento? Possono essere diversi, possono essere foto, come testi, come lettere, qualsiasi cosa. Chi è? Ciao ragazzi, cosa ci fate qua? Ciao, stavamo cercando l'archivio, sapreste dirci dov'è? Questo è un archivio. Ma come? Perché? Come ve lo immaginavate? Oddio, diciamo che non sono mai stato in un archivio, però diciamo ci sono dei luoghi comuni che raccontano l'archivio come un luogo abbastanza oscuro, dove ragnatele, libri, però un luogo sicuramente pieno di cose da scoprire. Un ambiente culturale, ma anche può essere anche divertente. E sicuramente ci sono magari anche quelli ordinati, però... Cioè un archivio di solito è piuttosto disordinato, con mille scaffali che vanno nei piani più alti e con dei libri enormi. E... Per me un archivio è un luogo dove c'è una raccolta di libri storici che potrebbero anche comunque raccontare diciamo, la storia di una località, di una città. Secondo me è una libreria immensa, almeno io la vedo così, piena di foto ma anche di documenti. E libri e cose successe da registrate nel passato che potrebbero tornare utili in un futuro e in un presente. 5 parole per descrivere un archivio. Storia, cultura, tradizione. Impolverato, disordinato, confusionale. Però sinceramente non ci sono mai stata, quindi... Anch'io ragazzi pensavo che fosse come l'avevate descritto voi, ma poi ho avuto modo di metterci mano e ho capito che cos'è realmente. E infine, conosci l'archivio di Elia Marchesini? No. Un documento è una qualsiasi traccia del passato. Il passato di ieri o di 70 anni fa lascia delle tracce. Se si sostiene l'ipotesi A, ovvero che c'era un intermediario nel campo che portava le lettere di Ada alla famiglia, dovrebbero esserci anche le lettere della famiglia ad Ada. Lei scrive con un linguaggio che, se magari avesse avuto un intermediario fidato, parlava più, cioè, più diretta, con meno parole, diciamo, chiave. E nelle varie parti d'Italia si parlavano comunque dialetti diversi e si sa da dove era, dalla scrittura. Si capiva di dove era. Magari si sono conosciuti al campo e sono amici dentro al campo. Cioè, penso che all'epoca comunque, quando uno si ritrovava in quelle condizioni, tra virgolette, aveva anche voglia di scrivere anche un proprio pensiero senza esternarlo. La
l'archivio di Ada Marchesini, conservato nell'archivio storico della Fondazione, ha una consistenza, cioè una quantità, occupa uno spazio di una busta. All'interno della busta sono raccolte oltre 40 lettere, dopo diremo bene i numeri. Ciascuna lettera o documento è conservata in una busta, fascicolo, meglio carpetta, in cui si trova la trascrizione dattiloscritta della lettera, che qualcuno ovviamente ricercatore ha fatto, cioè noi, e l'originale. Giovedì 4 maggio 1944. Ti scrivo così, Beppi mio, pur sapendo che tu avrai fatto tutto quello che era possibile per me e pur sapendo che purtroppo tutto è inutile e siamo destinati a rimanere divisi fino a guerra finita. Miei cari, quanto e quanto mi mancate, come vi penso e desidero. A volte le vostre fisionomie mi sfuggono e mi tormento per ritrovarle nelle vostre varie espressioni. 7 maggio 1944. Ma quando finirà, mio Dio, questa terribile vita? Beppe mio, se sapessi il mio animo, è in una continua alternativa tra il desiderio e la paura di vederti qui. 15 maggio 1944. Spero tanto, presto, poter essere con voi, miei cari, che quello è il mio desiderio più grande e continuo. E guai se non avessi Beppe questa mio, speranza che mi sostiene. Dì tu che la sua mamma pensa tanto e tanto a lui. Lo benedice con tutto il cuore, gli raccomanda prudenza. 15 maggio 1944. Sempre. Oh Beppe mio, quando, ma quando terminerà questa vita d'angoscia? Quando saremo nuovamente riuniti? 26 maggio 1944. Vivo nella sola speranza di essere presto riuniti e con un 18 giugno 1944. Non crucciarti, Beppe mio, pensando che mi manchi il necessario. Bella parola la pace, ma quando la godremo questa benedetta pace? Appena saprò e potrò darti mie notizie, non dubitare che lo farò senz'altro. Fino all'ultimo momento, però, sono persuasa che saremo all'oscuro sulla nostra sorte. Ed ora ti saluto, Beppe mio, con tutto il mio cuore. Vi bacio tanto e tanto e sappiate che sempre tutti vi ho presenti. Tutti parlano di Germania e ho paura, non a torto. Perché tutti lo fa supporre. Un abbraccio affettuoso, assieme al mio costante pensiero per voi, miei carissimi, sperando di potervi rivedere ancora. Facciamoci coraggio, ci rivedremo presto ancora. Ma se ciò non dovesse più accadere, sappiate che fino all'ultimo il mio cuore sarà con voi. Serbate un buon ricordo mio e perdonatemi se a volte non sono stata come avrei dovuto e voluto essere.